Buongiorno, buongiorno e bentrovati con Mattino 6, lunedì 29 agosto. Siamo reduci, molti di voi avranno visto dalla diretta in occasione della seconda giornata di campionato di Serie A con la sconfitta del Pescara ieri sera a Reggio Emilia contro il Sassuolo, un tema che riprenderemo nel corso di questa mattinata sfogliando in particolare le pagine dei quotidiani sportivi, le pagine dello sport, dei quotidiani locali. Torneremo anche sulla sconfitta al debutto del Teramo due giorni fa sul campo del Lumezzane per la Lega Pro. Chiaramente nella prima parte ci dedicheremo alle pagine dei quotidiani locali, pagine della cronaca, e alle prime pagine delle testate nazionali con chiari riferimenti al sisma del centro Italia. Ieri un'altra forte scossa alle 17:55 con epicentro a circa 7 km da Arquata del Tronto, dunque la terra che continua a tremare e a spaventare i cittadini, in particolare nella provincia di Teramo e L'Aquila, e proprio su questo si concentreranno alcune delle attenzioni dei quotidiani locali. Iniziamo la nostra rassegna stampa e lo facciamo attraverso la prima pagina del Corriere della Sera, che andiamo a vedere. Inchiesta su collaudi e lavori mai fatti, interventi minimi sul campanile che ha ucciso una famiglia, il Papa agli sfollati, verrò a trovarvi. Un'altra forte scossa e crolli, si cercano ancora 10 persone, verifiche della Corte dei Conti sul piano per gli ospedali. E poi trattativa con l'Unione Europea, la crescita non si fa a parole. Ancora sul Corriere della Sera l'intervista, l'allarme di Greco, Milano procura a rischio declino, parla il capo dei PM. Poi in basso, nozze da Silicon Valley sul lago di Como, Zuckerberg tra gli invitati del signor Spotify, posta la foto per i suoi 70 milioni di seguaci. Avanti con la prima pagina della Repubblica, il governo via dalle tende in un mese, i PM indagano sulle ristrutturazioni killer, Renzo Piano al lavoro con il Premier, un progetto per due generazioni, il costruttore della scuola, il sindaco sapeva tutto. E poi ancora la foto notizia divisa in 6 riquadri con alcuni scatti, alcuni momenti della prima domenica nella Tendopoli. E poi ancora la solidarietà in quel piatto, la forza dell'essere comunità, il piatto appunto quello degli spaghetti alla matriciana. In basso la mia storia d'amore con il dottor Sachs, il racconto del suo compagno, e poi il personaggio Nicole Kidman, io stregata da Elena Ferrante. Avanti ancora con il Fatto Quotidiano, paghiamo ancora Roma 60, si parla di Olimpiadi, alla festa del Fatto, Virginia Raggi, il neo sindaco di Roma, sempre più scettica sui giochi del 2024. Intanto però il CONI non molla, Malagò manovre per aggirare il Campidoglio. Sotto la testata, qui si parla di terremoto, d'Ercole, il vescovo imprenditore si è spostato dall'Aquila ad Ascoli, un monsignore del fare, era un titolare di una SRL. Poi cose turche, Erdogan, guerra ai curdi, Siria, altra strage di civili, l'offensiva militare di Ankara. In basso, storie di copertina, l'11 settembre e intorno a noi, 15 anni fa l'attentato alle torri di New York, da allora nulla è stato come prima e ancora oggi ne viviamo le conseguenze. Primo piano, l'inchiesta, la nuova RAI non paga i diritti musicali. Avanti ancora con la prima pagina di Libero, faccia a faccia
con Profumo. Ecco chi distrugge le banche. L'MPS fa gola a tanti: quando aprite un conto, guardate chi è il capo. La mia liquidazione da 38 milioni ha una logica. La Merkel è un ostacolo per l'Europa. L'euro può fallire e l'Italia uscire dall'Unione Europea. Parisi mi piace. Queste sono alcune delle frasi pronunciate nel corso dell'intervista con Profumo. E poi ancora il fondo di Vittorio Feltri, l'idiozia buonista: anziché eliminare gli spot, la Rai doveva girarne gli incassi ai senza tetto. E poi il piano antisisma di Amatrice: se c'è il terremoto, rifugiamoci tutti qui. In taglio medio, tra i vigili del fuoco nelle macerie, pochi anziani mal pagati, siamo noi i pompieri eroi. Avanti ancora con la prima pagina della Stampa: i palazzi che non dovevano cadere. Le indagini partono da scuole, municipi e caserme, nel mirino i finanziamenti pubblici. Renzi va da piano per la ricostruzione. Un'altra forte scossa e nuovi crolli. Il Papa: andrò nelle zone ferite, ancora 10 i dispersi. Sopra la testata il reportage sul fronte di Sirte, l'ultimo assalto alla roccaforte ISIS, i mercenari del califfo resistono. E poi ancora in taglio medio, il cuore d'Italia, un piatto di amatriciana. In basso la musica stonata dei nostri conservatori: erano un'eccellenza italiana, 81 istituti e una riforma incompiuta dal 1999. Avanti ancora con la prima pagina del Secolo XIX, Renzi con piano per la ricostruzione, incontro a Genova, l'architetto al Premier pronto ad aiutare, no alle New Town, torna l'incubo, forte scossa e altri crolli nelle zone già colpite. Ancora 10 i dispersi. E poi con il Secolo XIX l'attenzione sulle genovesi che vanno forte: Atalanta battuta a Marassi 2-1, Quagliarella e Barreto lanciano in orbita la Samp, e poi Crotone superato 3-1 a Pescara, Gakpé doppio Paoletti, rimonta Genoa per la vetta. Poi ancora con la Gazzetta del Mezzogiorno: il rebus della ricostruzione, il Premier va da Renzo Piano, entro un mese terremotati via dalle tende, priorità alle scuole, ipotesi Errani commissario, il Papa: andrò in visita. Il Gazzettino: terremoto, subito incentivi fiscali, piano ventennale per la prevenzione, adeguamento antisismico, il governo studia l'estensione degli attuali bonus. La prima pagina del Tempo: ora non lasciateci soli, i sindaci scrivono al Tempo, l'appello dei primi cittadini dei paesi distrutti dal sisma, le istituzioni e la politica ci stiano vicini anche quando del terremoto non si parlerà più. E poi c'è l'editoriale di Gianmarco Chiocci: nessuno tocchi Pirozzi, ovvero il sindaco di Amatrice. 70 romani morti, ma la Raggi dov'è? Ieri, secondo funerale di un nostro concittadino, e la sindaca di Roma snobba ancora le esequie. Poi in basso, Monsignor D'Ercole replica a Bisignani la lettera sui dissapori col Papa: supervisionò i lavori, nei guai un dirigente, la scuola e la caserma crollate. Ancora dispersi 10 ospiti, scoperti altri 3 corpi sotto l'hotel Roma. E poi la Roma a Cagliari si butta via in vantaggio 2-0, si fa rimontare fino al 2-2. Andiamo a chiudere questa fase nazionale con la prima pagina del Messaggero che stiamo per vedere. Il titolo d'apertura: sisma, ecco incentivi e sussidi. Allo studio un programma di prevenzione di almeno 20 anni che prevede il risanamento dell'intero territorio. Per ogni famiglia sfollata 600 euro al mese. Renzi gioca la carta dell'unità e incontra Piano sulla
ricostruzione. Sotto la testata lo sport, carambola Ferrari con scontro alla prima curva, trionfa Rosberg per il campionato di Serie A, la Roma in vantaggio acciuffata dal Cagliari. E poi ancora la fotonotizia, protezione civile, una sola cabina di regia per le emergenze delle quattro regioni colpite. L'editoriale di Marco Gervasoni: va ricostruita la credibilità della politica. E poi ancora di Spalla, intervista all'imprenditore: scuola di Amatrice, nessuno mi ha chiesto di ristrutturarla con criteri anti-terremoto. E poi ancora giochi il governo se Roma dice no, toccherà a Milano, contromossa di Palazzo Chigi, Sara Raggi annuncia l'abbandono della competizione. Poi in basso, attacco all'ISIS, battaglia finale per Sirte, la città è quasi liberata ma è strage di soldati. Andiamo ora a vedere il centro con le prime pagine delle quattro edizioni, anche se il titolo d'apertura è il medesimo, ed possiamo vederlo. Forte scossa spaventa l'Aquila, sisma, la terra continua a tremare, Amatrice si scava per cercare 10 dispersi. E poi per lo sport, l'Avezzano fa festa con un rigore, all'Aquila i rimpianti. E poi ancora i richiami di cronaca, perdonanza, porta aperta in silenzio, la città onora le vittime. Peraltro ieri vi abbiamo proposto la cerimonia di apertura della porta in occasione delle celebrazioni appunto della 722esima perdonanza celestiniana. L'evento vi è stato proposto ieri in diretta nel tardo pomeriggio e fino alle ore 20 circa dalla nostra emittente. Avanti ancora, giallo sulle cause, la casa brucia, lui rischia la vita, era ai domiciliari. E poi il buongiorno Abruzzo di Dino Venturoni, povero delfino mutilato a colpi d'ascia. Avanti ancora con la prima pagina dell'edizione di Chieti, il titolo d'apertura come detto è lo stesso per tutte le edizioni. Sotto la testata: vasto, aggressione alla festa, picchiato e ferito il comandante dei vigili urbani. A Chieti, furti, bancomat in manette, la banda dei raid. Rione Civitanova senza rivali, 6 vittorie di fila nella sfida dei quartieri a Lanciano. Fossa Cesia, bomba a mano ritrovata sulla spiaggia. Avanti con la prima pagina di Teramo, sotto la testata: in 5 scuole mai riparati i danni del sisma del 2009, l'incidente, folla di giovani per l'addio allo studente. Poi ancora Teramo deluso, va a caccia di altri rinforzi dopo il KO a Lumezzane. 2-1 al Cologna in Coppa, il Giulianova, e qui parliamo di dilettanti, in particolare di promozione, il Giulianova ricomincia con una vittoria. Ora andiamo a vedere la prima pagina dell'edizione di Pescara del centro, in particolare gli altri titoli, gli altri richiami che fanno da contorno al titolo d'apertura che abbiamo già visto. Per lo sport, sotto la testata: il Pescara gioca bene, Manai fallisce il 2-2, il Sassuolo ringrazia, Oddo peccato ma i ragazzi sono stati davvero bravi. E poi richiamo di Spalla: Penne in lutto, straziante addio a Claudio, vittima del mare. La polemica, taglio degli alberi, oggi si comincia da via Rigopiano. Possiamo entrare all'interno del centro, anche in questo caso sfogliamo alcune pagine che riguardano il sisma del centro Italia. Freddo in arrivo, corsa contro il tempo, l'obiettivo è montare in pochi mesi le casette di legno, priorità alle scuole, oggi sopralluoghi al via nuove forti scosse. Non bisogna cedere alla tentazione di fare tutto in fretta, l'urbanista Vezio De Lucia: la ricostruzione ha i suoi tempi, dubbi sulle new town, i pericoli, corruzione e speculazione. Avanti ancora, pagina 4 e 5, Amatrice disperse ancora
10 persone nel centro reatino, si continua a scavare almeno 2 i corpi individuati dai soccorritori con l'aiuto dei cani sotto le macerie dell'hotel Roma. Scuola crollata, appalto vinto dalla Cricchi, già indagata all'Aquila, lavori ottenuti col ribasso del 36%, aperti fascicoli per disastro e omicidio colposo, ieri altri crolli nell'edificio. Poi ancora, sempre sull'argomento sisma, con il reportage noi costretti a lasciare i paesi senza più vita, Arquata e Pescara del Tronto sono cancellati, difficile pensare di ripartire, non c'è futuro, commercianti e giovani non vedono prospettive per rimanere nei loro luoghi d'origine, se non arrivano soldi si spopoleranno. E poi ancora il Papa, appena possibile verrò ad abbracciarvi, il Pontefice lo dice durante l'Angelus, si rivolge alle popolazioni colpite dal sisma, il Vescovo di Rieti Pompili, ogni giorno Bergoglio ci telefona per informarsi. E poi nella Tendopoli, come in famiglia, ad Ercole ha celebrato la messa, la ferita si rimargina, dobbiamo essere uniti. Passiamo ora alle pagine che riguardano la cronaca locale, in particolare siamo a Pescara con le piante condannate a morte, via al taglio degli alberi, si parte da via Rigopiano, oggi la ditta incaricata dal comune comincia ad abbattere quelli a rischio caduta, mobilitata la polizia municipale, gli ambientalisti pronti a far scattare la protesta. E questo è il piano per il taglio degli alberi, come scritto, come letto, si parte in via Rigopiano con 40 alberi verificati, 16 da sottoporre a cura potatura, 9 da tagliare e 18 verranno ripiantati. E poi le altre vie, mano a mano, via Le Kennedy, via Rigopiano, via Le Vespucci, piazza Italia, via Le Paolucci, via Le Pepe, via Scarfoglio, via del Santuario, via Colle di Mezzo. Cosa dice lo studio? Nell'elenco pini e pioppi molto malati e incurabili. Per questo da sottoporre a taglio. Avanti ancora, non aprite la mail, truffa con la firma di Equitalia, numerosi casi a Pescara di avvisi fasulli, anche con l'intestazione del tribunale, la Polpost, c'è il rischio che vengano rubati dati personali o che il PC si blocchi. E poi sempre a Pescara, dallo Stato 18 milioni per riqualificare le case di Fontanelle, comune in corsa per ottenere i fondi destinati alle periferie, serviranno anche per le piste ciclabili e la strada pendolo. Iniziative di beneficenza, Unitalsi in piazza per il sisma a Saturno, cena solidale. Poi sempre la cronaca, e siamo a Penne, straziante addio a Claudio tra lacrime e striscioni, folla a Penne per i funerali del 24enne morto in mare insieme a Marco Riccitelli, i messaggi degli amici per sempre nei nostri cuori e solo un arrivederci. A Montesilvano parcheggi no allo spostamento, scontro sulla sosta in via D'Annunzio, anche i consiglieri si dividono, e a Francavilla stasera il concerto di Briga, divieti in piazza Sant'Alfonso. Pagine di Chieti e L'Aquila, in provincia di Chieti, a Vasto, aggressione durante la festa, picchia e ferisce il comandante dei vigili, schiaffo al volto e orologio scagliato in faccia al tenente Del Moro che sviene in piazza, arrestato ambulante di 31 anni. Poi a Chieti, assalti ai bancomat, arrestata la banda, bomba a mano inesplosa in spiaggia, fossa Cesia, l'ordigno bellico trovato dai bagnanti, oggi arrivano gli artificieri. All'Aquila, porta aperta in silenzio, la città onora le vittime, 2 scosse di terremoto avvertite durante la cerimonia a Colle Maggio, il vice sindaco Trifuoggi preferisce non sfilare in corteo, no a esibizionismi. Poi in basso il vescovo di Palermo accolto a Paganica, Monsignor Lorefice, laddove ci sono persone che soffrono la Chiesa si deve rendere presente. Pagina di Teramo, i lavori
per i danni del 2009, mai partiti in 5 scuole superiori. Ci sono 5 milioni da spendere, quasi 7 considerando altri interventi finanziati diversamente. Tempi biblici per approvare i progetti. Di Sabatino, il presidente della provincia, procedure lente, tutti gli enti facciano di più. Intanto il quadro dei danni si aggrava, come leggiamo, nuova scossa, chiusa una strada, edifici lesionati di fiume rischiano di cadere sulla provinciale. A Valle Castellana un'anziana muore per un malore dopo aver saputo di dover lasciare la propria casa inagibile. In basso San Gabriele in migliaia pregano per le vittime del sisma, festa popolare del santo in tono minore. Andiamo ora a sfogliare il Messaggero Abruzzo. Alla fine del Messaggero andremo con il collegamento meteo con Giovanni De Palma. Questa è la prima pagina del Messaggero Abruzzo. Il terremoto fa ancora paura, nessuna tregua. La terra continua a tremare e a spaventare anche in Abruzzo. A Teramo la preghiera del Vescovo Seccia, l'ospedale dell'Aquila accoglie ancora i feriti. E poi Pescara per lo sport gioca e sbaglia, il Sassuolo vince, tante occasioni fallite, Manai segna e divora il pareggio. Per la Lega Pro Teramo subito rinforzi, nel mirino c'è Baldassin. Coppa Italia di Serie D, Avezzano e San Nicolò battono l'Aquila e Vastese. Poi i richiami, sotto la testata spettacoli dal musical a Ezio Bosso, Chieti si rilancia con la Civitella, Lanciano alla tensione dei Rioni, vince ancora Civitanova, Pescara, la ruota panoramica gira, una vista meravigliosa. Poi di spalla nel parco d'Abruzzo si studieranno i pipistrelli, non solo orsi e lupi, c'è un'altra specie da proteggere e ammirare. La fotonotizia, perdonanza nel segno del dolore, messaggio di ottimismo del sindaco Cialente. Poi sempre all'Aquila, coltellato mentre fa benzina. E andiamo all'interno del Messaggero Abruzzo con le pagine di Pescara. Pescarese in fila per la ruota, un panorama meraviglioso, attrazione turistica di grande richiamo. Il comune spera di tenerla per un anno. Nelle 24 cabine entrano 96 passeggeri, biglietti a 8 euro, i residenti ne pagano 6. Qui alcuni scatti con una vista dall'alto e con un gruppo di persone, anzi all'interno di questo gruppo più precisamente ci sono gli assessori Diodati e Santa Venere a bordo appunto di una delle cabine. L'assessore Cuzzi ieri mattina tra i passeggeri, bella esperienza, visto da lassù il mare è azzurro. Avanti ancora la rabbia di via Battisti, più controlli di notte, il comitato chiede più vigili urbani per far rispettare l'ordinanza sulla chiusura dei locali. E poi Bella Fra, commosso addio di penne al giovane Claudio, il dolore del paese al funerale di Basila Vecchia, il secondo pentanese morto annegato nel mare di Vasto. Avanti con le pagine di L'Aquila e Provincia, perdonanza nel segno del dolore, sfila in silenzio il corteo della bolla, Cialente lancia un messaggio di ottimismo, dobbiamo farcela e portarci dietro le altre popolazioni, evento in tono molto dimesso nel rispetto delle vittime del recente terremoto, Trifoggi non sfila, comune rappresentato da sindaco e Gonfalone, il resto è deprecabile. Location Festival Jazz torna in ballo, L'Aquila scartata Roma per motivi organizzativi, il primo cittadino ho già in mente il luogo, il festival che era stato dirottato inizialmente a Roma, ma evidentemente ci sono ulteriori problemi organizzativi, allora il festival, la maratona potrebbe tornare nel capoluogo abruzzese. E poi ancora la paura, si ferma per mettere benzina e viene accoltellato, il racconto, il primario del pronto soccorso, così gestiamo l'emergenza. In Marsica, andiamo ad Avezzano, pronto soccorso, un weekend d'inferno, un ricoverato per intossicazione dopo l'incendio in casa, incidente sull'autostrada 24 e l'ennesima rissa in un pub, medicato il giovane con una ferita da taglio al volto causata da un coltello
o dal collo di una bottiglia rotta. La polizia conferma gli episodi, ma ci sono ancora indagini in corso. Pagine di Chieti e Teramo. A Chieti in 13.000 per Notre Dame, la Civitella rilancia la città. Il musical di Cocciante ha richiamato pubblico da Roma, Marche e Puglia. Il palcoscenico moltiplica i visitatori e domani c'è il concerto di Ezio Bosso. Quando ci sono eventi, Chieti risponde bene. Unica nota dolente: i pochi negozi aperti dopo lo spettacolo, dice l'assessore Viola. A Vasto, capo dei vigili aggredito, arrestato un ambulante. Il venditore pretendeva uno spazio per la vendita e ha reagito con violenza. A Ortona, al Nido, apertura più lunga, ma non ci saranno rincari. E poi, come abbiamo visto in prima pagina, tensione, sesta vittoria di Civitanova. I biancocelesti si confermano squadra più forte. La sfida ha aperto la settimana medievale. E poi la pagina di Teramo: tre case inagibili in città, ma Brucchi aspetta i vigili. Il vescovo Seccia, durante la messa, invita a pregare per le vittime del sisma. Saranno esaminate le condizioni di tutte le scuole ed edifici pubblici. Il primo cittadino in attesa delle perizie che saranno consegnate oggi dai tecnici. E a Giulianova, comune a Love Shopping, salvati dalle denunce. Mustone e Grimi denunciano anche la vicenda dei controlli della SIAE. E poi a Corropoli, cronaca, tentano il furto presso Corriere, messi in fuga dalla security. E in basso chiudiamo con questo altro articolo: a Roseto i cittadini invitano il sindaco a controllare gli edifici, un genitore chiediamo la massima trasparenza dagli amministratori comunali. E allora possiamo, prima di andare in pubblicità, andare a effettuare il nostro break meteo con Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Andrea, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, prossime ore che andranno lette come? Ma diciamo che la settimana inizierà all'insegna del bel tempo, perché sull'Italia c'è ancora presente una vasta area di alta pressione che nelle prossime ore favorirà condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato, con temperature massime in ulteriore aumento. Ma l'alta pressione inizia ad avere dei segnali di cedimento, soprattutto sulle regioni settentrionali nelle prossime ore, ma ancor più nelle successive 48 ore, quando masse d'aria umida ed instabile di origine atlantica raggiungeranno non solo le regioni settentrionali, ma si riverseranno anche verso le regioni centrali e sulla nostra regione. Di conseguenza, a partire da domani assisteremo a un graduale aumento dell'instabilità che si manifesterà soprattutto nella seconda parte della giornata, quindi sia nel pomeriggio sera di martedì che soprattutto nel pomeriggio sera di mercoledì tenderanno a svilupparsi dei temporali sulle zone interne e montuose, con fenomeni localmente anche di una certa consistenza, in estensione poi verso le zone pedemontane, localmente sulle zone collinari che si affacciano sul versante adriatico. Questa non è una buona notizia, soprattutto per quel che riguarda le località interessate dal disastroso terremoto, perché anche lì potrebbero manifestarsi dei fenomeni temporaleschi sia domani pomeriggio sia mercoledì pomeriggio. Da giovedì però assisteremo a una graduale attenuazione dell'instabilità, anche se sarà possibile ancora qualche addensamento localmente, anche qualche acquazzone sulle zone montuose, un miglioramento che poi proseguirà probabilmente anche nella giornata di venerdì. Poi per la tendenza successiva, Andrea, c'è ancora tanta incertezza, ma comunque adesso focalizziamo l'attenzione per quel che riguarda l'aumento dell'instabilità, atteso soprattutto nelle giornate di martedì e mercoledì, in particolar modo nel pomeriggio sera, lungo tutta la catena appenninica, con dei fenomeni in probabile sconfinamento verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico. Andrea. Senti, prima di chiudere il collegamento, quanto sei amareggiato per la sconfitta del tuo Pescara? Guarda, io sono, Andrea, sono contento per quello che ha fatto la squadra, per come ha proposto il gioco. Se il Pescara era in vantaggio dopo pochi minuti, non aveva cubato nulla, e neanche successivamente, perché ha creato diverse palle gol al cospetto di un Sassuolo che ormai
non è più una sorpresa, ma è diciamo una squadra di alta classifica in Serie A, anche perché ieri aveva in panchina giocatori del calibro di Falcinelli, Trotta addirittura in panchina, e lo stesso Matri che poi è entrato nel secondo tempo. Quindi una squadra, una formazione che ha dei colpi e ieri ha dimostrato il valore in tal senso, perché non nel collettivo ma soprattutto con occasioni, con, a causa anche dei nostri errori, due occasioni clamorose che hanno sfruttato alla perfezione, mentre Pescara ha prodotto una bella mole di gioco mettendo in difficoltà il Sassuolo, però purtroppo non è riuscito a portare a casa almeno il pareggio, che a mio avviso sarebbe stato non meritato ma strameritato. Quindi insomma va bene così, anche se non c'è stato non abbiamo portato a casa punti, ma penso che questa squadra sicuramente lotterà per la salvezza e avrà buone chance di salvarsi. Andrea. E speriamo che sia così. Per ora grazie, buon lunedì e buona settimana, Giovanni. Grazie Andrea, un buon lunedì anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. E allora apriremo nella seconda parte di Mattino 6 la ampia pagina dello sport con diversi servizi e interviste, sfogliando i quotidiani nazionali e locali. Ora però la pubblicità. Di nuovo buongiorno, è la seconda parte di Mattino 6 che inauguriamo con la prima pagina della Gazzetta dello Sport. L'Inter sogna ma non segna, solo un pari col Palermo per la svolta, spunta a Fabregas, Nerazzurri già a meno 5 dal vertice, San Siro fischia, Rosanero in vantaggio, pareggio di Icardi dopo tanti gol mancati, la speranza del mercato, João Mario in tribuna, Cesc in arrivo, se va in porto lo scambio con Brozovic e Ballardini aspetta Balotelli. E poi il commento di Luigi Garlando, De Boer a giocatori, Montella a gioco. Sotto la testata tanti, Juve a sorpresa, degradati la Roma e De Rossi, Genoa, Samp, Sassuolo in testa, nessuna big con i bianconeri, Spalletti avanti 2-0, rimontato dal Cagliari, largo a tre squadre che non t'aspetti con Pavoletti, Muriel e Berardi, Toro boom, ne fa 5 e Belotti 3. È re del gol. E poi in basso Sanchez fa centro, doppia festa viola, l'Udinese si tira su, mercato Napoli, c'è Maximovic in arrivo, Valdifiori verso Mihailovic con Hart. E poi per la Formula 1 il Gran Premio di Spa-Francorchamps, Rosberg Spa Spaziale, rimontona Hamilton, Ferrari Verstappen, autoscontri e veleni. All'interno della Gazzetta De Boer trova il gol di Icardi ma non l'Inter, pari tra i fischi, bravo Palermo. E poi le parole di Icardi, pasta di capitano, voglio restare qui con questa gente e in questo stadio. Avanti ancora con le pagine relative al pareggio della Roma a Cagliari, la Roma rimane dentro al tunnel, a Cagliari spreca due gol di vantaggio ed è deluso l'allenatore Spalletti, se andiamo in difficoltà ci viene il piedino, De Rossi sono le regole. Avanti con la gara tra Sassuolo e Pescara, questa è la pagina della Gazzetta, Sassuolo ingordo, dopo l'Europa si regala la vetta, il Pescara si piega, i gol del primato in classifica firmati da De Frel e Berardi, inutile la zampata di Manai. Le chiavi, i neroverdi soffrono, ma come le big sanno essere cinici nel colpire al momento giusto, la squadra di Oddo piace per il gioco offensivo e la personalità, ma viene condannata dagli sprechi. Poi Berardi, dalla gioia alla paura, ma non è grave. Dopo il gol l'attaccante si fa male al ginocchio e teme il crack, ai primi controlli appare solo una contusione. Poi le pagelle nel Sassuolo, i migliori sono Berardi, l'autore del 2-0, e il portiere Consigli, per entrambi voto 7. Nel Pescara il migliore è Brugman, 6,5, ma 6,5 anche per Zampano, per Campagnaro, per Mitrizza, per Cristante e per Verre, e anche per l'allenatore Oddo, 40 minuti da applausi come contro il Napoli, poi la mazzata del gol che non toglie la voglia di giocare, insista caro Oddo, così ci piace.
Queste le valutazioni dunque su Sassuolo Pescara. Andiamo avanti con le genovesi che vanno forte. Muriel sempre decisivo, la Samp si siede in cima e poi Genoa un'altra rimonta e Pavoletti fa doppietta. Niente Milan, ecco la rivincita di Marco Giampaolo dopo la bella salvezza con l'Empoli, un ottimo inizio di campionato con la nuova avventura a Genova con la Sampdoria. Avanti ancora con le notizie di mercato, in particolare Balotelli a Palermo, oggi il verdetto, Genoa c'è Biraschi. Vediamo ora la Formula 1 questa due pagine, passerella Rosberg, il tedesco firma la sesta, Ferrari Verstappen, autoscontri e accuse. Poi le parole del vincitore, è filato tutto liscio ma Lewis sul podio, puntini puntini, il tedesco non sono deluso per aver recuperato solo 10 punti, lui è stato impressionante, l'inglese lassù ero felice, Nico non so. E poi paura Magnussen, botto a 310 orari, illeso o quasi, il danese se l'è cavata con una ferita al piede sinistro ma a Monza dovrebbe esserci. Poi per il fronte Ferrari, Raikkonen e Vettel uniti, Verstappen è scorretto, i due ferraristi contro l'olandese, troppo aggressivo, dovrebbe iniziare a capire. Poi parla anche arriva bene, ci siamo fatti sentire con la FIA, ma gli steward, anche qui ci sono delle allusioni. Possiamo fermarci qui con la Gazzetta dello Sport, vediamo anche il Corriere dello Sport con il titolo d'apertura dissacrante, Frank Di Burro, De Ber stecca ancora, sofferto 1-1 col Palermo, Inter senza gioco e senza idee, Ballardini avanti con Rispoli, un gol di Cardi evita il tracollo, San Siro fischia, il tecnico sereno, dovevamo vincere noi 4-1, poi il Cagliari rimonta due gol alla Roma, Spalletti fermato, il KO in Champions brucia ancora, Sassuolo in testa con le genovesi, Belotti che triplette. Poi sotto la testata la Juve si butta su Luis Gustavo, Marotta contatta il Wolfsburg, Cavani-Napoli tutta la verità, nota di De Laurentiis, è difficile. Questi sono alcuni degli spunti per gli ultimi giorni di mercato. L'opinione di Alberto Della Palma, Alberto Dalla Palma, l'Inter costruita da troppe menti. E poi in basso, pasticcio Ferrari, altra delusione, in Belgio vince Rosberg e domenica si corre a Monza. All'interno del Corriere dello Sport, ancora l'Inter in primo piano, punticino, Inter a terra, il Palermo c'è, allarme De Ber, capisco i fischi, ma ci vuole tempo. Vediamo la pagina sulla gara del Mapei Stadium, ecco qui, Berardi, vale la Juve e tanta paura, un grande Pescara piegato solo dal gol del Bomber che poi va a KO, Sassuolo primo. Il dopo partita Oddo, prova ok ma sbagliamo troppe reti, e poi gli ospiti dominano ma vanno sotto con De Frelli, inutile nel finale la rete segnata da Manai, le pagelle, consigli ok, Gionber sbaglia, voto 7 per consigli, 7 per De Frelli, 7,5 per Berardi. Nel Pescara il migliore anche in questo caso viene considerato Brugman, 6,5, 6,5 anche per Benali e Ver. Ci sono invece delle insufficienze per, in particolare per la difesa, 5 per Gionber, 5,5 per Biraghi e Bizzarri. Possiamo passare ora ai quotidiani locali ripartendo dalle pagine dello Sport del centro, vediamo le pagine su Sassuolo Pescara, poi prima di vedere il Messaggero andiamo con i servizi relativi alla gara di ieri del Mapei Stadium. Siamo dunque sul centro, il Pescara gioca bene ma non basta, questo è il titolo d'apertura del lunedì Sport, i biancazzurri dominano in avvio, il Sassuolo di Di Francesco sfrutta gli errori e vola.
Poi per la Lega Pro il Teramo di Zauli ha bisogno di aggiustamenti, per i dilettanti tempo di Coppa come antipasto della prima di campionato, Coppa di Serie D, derby all'Avezzano, L'Aquila a Picco, Vastese eliminata, Miternina e Paterno partono alla grande, tris del Francavilla e poi promozione, il Chieti Torre Alex comincia con 6 gol, bene il Real Giulianova. E siamo a Sassuolo Pescara, il KO in Emilia, il Pescara gioca ma sciupa troppo, Sassuolo spietato, gran primo tempo, ma decidono le incertezze di Gionber e di Brugman, inutile la rete di Manai, il derby abruzzese in panchina va a Di Francesco, ma la squadra di Oddo per 45 minuti detta legge al Mapei Stadium, senza però finalizzare. Proseguiamo sul fronte mercato, si chiude per l'Escot ma l'AEK è in agguato, il Perugia su Nicastro, il Delfino ha in pugno il difensore anche se ieri il club greco è tornato alla carica offrendo un ricco biennale. Ci sono le pagelle, Manai, croce e delizia, realizza la rete della speranza e fallisce l'occasione del pareggio. Viene fuori un voto medio di 6. Poi i voti migliori sono per Verre, per Mitrizza, per loro 6,5, poi tanti 6, qualche insufficienza come quella per Gionber 5 e poi il 5,5 di Caprari. Le parole di Massimo Oddo nel dopopartita, l'ora dei rimpianti, bisogna buttarla dentro, il tecnico biancazzurro mastica amaro, sprecato troppo, sconfitta ingiusta, Di Francesco consola Sebastiani, ottimo Pescara, giocando così si salverà, Manai sconsolato, non dormirò per due notti, l'albanese ripensa l'azione del possibile 2-2, si dispera, Cristante deluso, risultato bugiardo. Il commento, l'analisi della partita nel servizio di Paolo Renzetti e poi le dichiarazioni post partita di Massimo Oddo ed Eusebio Di Francesco. Un Pescara sciupone nel primo tempo, perde al Mapei Stadium di Reggio Emilia per 2-1 con un Sassuolo cinico e bravo a sfruttare le poche occasioni create al cospetto di una squadra, quella abruzzese, che è stata tanto bella quanto un po' leggera e sprecona in avanti. Il Pescara esce comunque a testa altissima dal campo degli emiliani e con la consapevolezza di poter dire la sua in un campionato molto difficile. Si comincia in una serata caldissima e con 8.000 spettatori sugli spalti, fra cui un migliaio di cuori biancazzurri. Oddo propone il Pescara di domenica scorsa con l'unica variante di Campagnaro al centro della difesa al posto di Coda, infortunato. I neroverdi emiliani, reduci dal pareggio con la Stella Rossa di Belgrado, propongono il solito 4-3-3 in cui dal primo minuto c'è anche l'ex biancazzurro Matteo Politano, attaccante centrale a sorpresa e De Frel con Matri in panchina. Prima dell'avvio c'è il doveroso ricordo delle popolazioni terremotate con un minuto di raccoglimento. Pronti via, e al secondo c'è un'occasionissima divorata da Caprari tutto solo dinanzi a Consigli, che riesce a deviare la sua conclusione in angolo. La risposta dei locali al terzo è affidata a Duncan, che impegna centralmente Bizzarri. Ancora Pescara pericoloso all'undicesimo con un tiro di un soffio al lato. La squadra di Eusebio Di Francesco sembra accusare l'impegno di giovedì scorso con la Stella Rossa, e così al 18esimo ancora il portiere emiliano è impegnato con un tiro violentissimo dalla distanza di Brugman. Di Francesco si arrabbia dalla panchina, ma i suoi non si scuotono e al poco dopo arriva la beffa con il gol del Sassuolo e con una conclusione di De Frelle, che con un tiro violento supera sul proprio palo il portiere Bizzarri. Le squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 1-0, risultato a dir poco bugiardo per il Pescara, che si ripresenta in campo nella ripresa desideroso di acciuffare il pareggio. Al nono c'è però uno spavento per i biancazzurri con un tiro a fil di traversa di Berardi. Il Pescara non ci sta e al 13esimo ci prova anche Valerio Verre con una zampata che trova ancora la risposta di Consigli. Il canovaccio della gara, avere il Pescara attaccare e fare anche tanto possesso palla. Ho domanda in campo back per Ben Ali prima di subire il raddoppio al 22esimo con Berardi, che con un Eurogol mette la vittoria quasi in ghiaccio. Per
errore della squadra del presidente Sebastiani e una punizione severissima e figlia anche della poca precisione in zona rete. Il neoentrato Payback si vede per la prima volta al 25esimo con un tiro a fil di palo. Si arriva così nel finale quando con Manai e Mitrizza in campo il Delfino tenta il miracolo e trova al 35esimo la rete del 2-1 con il neoentrato attaccante albanese che poi un minuto dopo si divora il 2-2 allungandosi la sfera tutto solo davanti a Consigli. Nel finale al 44esimo Duncan sbaglia davanti a Bizzarri prima di un'altra grande parata di Consigli su Zampano. La gara termina così con un risultato bugiardo e dopo 90 minuti che il Pescara per larghi tratti ha dominato. Ora la sosta e poi l'Inter, ma prima gli ultimi giorni di mercato con l'Escott in arrivo dalla Aston Villa. Dobbiamo fare una bella crosta a quella che è la Serie A, abituarci, capire che quando crei devi cercare di metterla dentro, quello che avremmo dovuto fare nel primo tempo per 5, 6, 7 volte. E poi in Serie A trovi giocatori come De Frel, come Berardi, che hanno un'occasione e ti fanno gol. E purtroppo è così, un pizzico di sfortuna e anche ha contribuito al fatto che usciamo da un campo sconfitti con demerito certamente, ma poi alla fine i meriti vanno sempre alla squadra che vince, perché se da un lato c'è stata una squadra, la nostra, che ha giocato, ha creato e non meritava di perdere, dall'altra c'è stata una squadra che ha meritato di vincere perché è stata più cinica di noi, e quindi prendiamo e portiamo a casa. E dall'altra parte io sono contento perché esco rafforzato e con la convinzione che avevo prima, e questo è un gruppo, una squadra che può fare molto bene, che ha grande qualità, che ha convinzione in quello che fa e deve solo migliorare. Soddisfatto per questa vittoria, però sotto sotto lo possiamo dire, Eusebio, un po' dispiaciuto perché hai regalato un dispiacere, scusami il gioco di parole, al Pescara. Ah, ma al di là del dispiacere devo dire che il Pescara, ad essere oggettivo, avrebbe meritato qualcosina in più, però sono un pochino, mi ricorda un pochino le partite che facevo il primo anno io di Serie A, dove magari giocavi anche bene contro squadre che di un livello, in questo momento come siamo diventati un pochino noi, siamo cresciuti, però alla fine portavi a casa niente. Devo fare solo i complimenti al Pescara per l'atteggiamento, per come ha affrontato la partita, ma anche alla mia squadra, perché alla fine, anche se in sofferenza, perché venivamo da un tour de force veramente importante e si vedeva, è riuscita a saper soffrire e poi portare a casa i tre punti. Avete visto le streghe nel primo tempo, Pescara che avrebbe meritato il vantaggio, però nel calcio quando non si segna, voglio dire, si rischia di perdere le partite come è accaduto al Pescara. Sì, sì, ma capita spesso. Ti devo dire che può succedere in questo campionato dove si alza la qualità, hai detto una grossa verità, perché se c'era una squadra la prima mezz'ora che meritava era il Pescara, noi eravamo un pochino dal punto di vista dell'attenzione, dell'applicazione dei movimenti sia difensivi che offensivi, stavamo un po' dormendo, e questo per me si lega anche tantissimo a quella che è stata un po' la nostra trasferta a Belgrado, perché siamo tornati alle 5 di mattina di venerdì per cercare, diciamo, una giustificazione alla nostra prestazione. Eusebio, ultime due domande prima di lasciarti agli altri colleghi. La prima sul fatto che probabilmente la tua squadra ha pagato la gara giocata giovedì a Belgrado con la Stella Rossa, e poi la seconda, perdonami per questa domanda, ma oggi, questa sera sembrava di giocare allo Stadio Adriatico, si sentivano almeno dalla tribuna solo i tifosi del Pescara? Ma il Pescara ne porta tanti di tifosi, perché io devo fare i complimenti prima di tutto ai tifosi per l'atteggiamento, per il modo come sono venuti a fare la partita, ma in questo stadio ospita benissimo gli avversari. Noi siamo un piccolini come pubblico, spesso non dico che il Pescara è come se avesse giocato un pochino in casa oggi per la gente che è venuta, ma anche tanti amici miei sono venuti tifando Pescara, per quello mi dispiace per il Pescara, ma ovviamente è il mio lavoro e porta a casa volentieri questi tre punti. E sul Messaggero, Pescara troppi sprechi, i biancazzurri sconfitti di misura dal Sassuolo dopo aver dominato inutilmente il primo tempo, sblocca De Frel, Berardi raddoppia a metà ripresa, nel finale Manai segna e poi fallisce il gol del pari. Si complica l'arrivo di Lescott, c'è l'AEK di Atene, e poi in Serie A serve più cinismo l'allenatore Oddo: quando ci capitano le occasioni dobbiamo buttarla dentro. Bizzarri, un gol evitato.
stabile, Zampano tiene bene, una insufficienza per Bizzarri 5,5 anche per Memmusciai, per gli altri sufficienze. E poi Cristante, dovevamo concretizzare di più, Manai, non si può perdere una partita così. E poi lo abbiamo ascoltato di Francesco, il mio ex Pescara, è stato più brillante. A Sebastiano ho detto che giocando così mi sono salvato a Sassuolo. Scendiamo in Lega Pro, Teramo, subito rinforzi, nel Merino c'è Baldassin, la prestazione di Lumezzani ha spinto il club a tornare subito sul mercato per rinforzare centrocampo e attacco, piacciono anche Della Latta e Cericola. Avanti con il centro, sempre sul Teramo, con l'intervista al DS Lupo dopo il debutto deludente. Siamo all'inizio, dice Lupo, che nel titolo appunto dice Teramo niente processi, e poi ancora siamo all'inizio, serve tempo per i giudizi. Sabato al Bonolis arriva il Bassano del pescarese D'Angelo, e noi ascoltiamo anche la delusione del tecnico Zauli subito dopo la sconfitta di Lumezzane. Abbiamo rischiato di passare in vantaggio in una volta, soprattutto nel quarto d'ora finale del primo tempo, nonostante è vero che nello spogliatoio ci dicevamo di essere equilibrati per poter andare a vincere, poi c'è stato 1-2 micidiale e da lì la squadra ha provato a trovare il gol di apertura, ma con tanta confusione, quindi assolutamente un secondo tempo da dimenticare. E venivamo dall'unica partita di un certo tipo del 31 luglio, evidentemente siamo arrivati non pronti assolutamente, non parlo sotto profilo tecnico, e quello ci sarà sempre, quello è il lavoro del sottoscritto da migliorare, ma mi aspettavo solamente una reazione più di personalità dalla squadra, cosa che non ho visto, quindi dovrò intervenire immediatamente su questo perché è la cosa più importante. Poi la squadra ha perso sicurezza, non ha più creduto in un'eventuale rimonta, è quello che mi dispiace più di tutto, e invece ci devi sempre credere fino al 90, nonostante poi il risultato è molto penalizzante. E i due gol invece la squadra l'ha subito molto, quindi questo è l'aspetto che oggi mi preoccupa di più. Dobbiamo fare tutto molto di più dal sottoscritto, dal reparto offensivo, ma oggi tutti noi dovevamo fare molto di più, quindi è difficile parlare dei singoli. Mi aspetto e so che questa squadra può fare molto di più, quindi l'autocritica oggi va al sottoscritto perché deve pretendere di più, deve evidentemente allenare di più, tanti altri concetti, e motivare di più questa squadra, ma mi preoccupo, giusto, insomma, le preoccupazioni nascono se poi c'è un susseguirsi di partite così. Questa è la prima, abbiamo da tanto tempo che non giocavamo, siamo in un campo difficile per chi lo conosco, perché è una squadra sempre una squadra ben organizzata, quindi hanno sfruttato bene le loro due palle e ci hanno costruito il risultato. Non può essere una singola partita che mi fa capire se la squadra ha dei problemi o no. Adesso abbiamo la possibilità già da lunedì di preparare quello che è passato, che è difficilissimo, nei migliori di modi, quindi vedremo se la squadra avrà una reazione positiva già da sabato. Sul centro, Coppa Italia di Serie D, l'Avezzano vince all'Aquila e rimpianti, un rigore di Leto assicura il passaggio del turno, gara dominata a lungo dai rossoblù ma senza pungere in avanti. Morgia accusa loro tattica ostruzionistica, questo dice l'allenatore dell'Aquila. Poi replica al presidente dell'Avezzano Paris: che soddisfazione, ringrazio i difensori. L'altro derby lo vince il San Nicolo 2-1 sulla Vastese, San Nicolo avanti tutta, la Vastese è beffata al 90, un colpo di testa di De Santis regala la prima vittoria stagionale a Epifani, il tecnico biancorosso Colavitto, gara preparatoria, ho avuto segnali positivi. Sempre per la D, Chieti cerca un portiere, nel Merino c'è Tassi, corte all'ex Lupa Castelli Romani, in attacco sfuma l'arrivo di Proietti, l'ex Sulmonese va al Pineto. Per l'eccellenza, sempre Coppa Italia, Cupello San Salvo, blackout elettrico, gara sospesa al 29 con i padroni di casa in vantaggio, da decidere il recupero. Francavilla in gran forma, travolge il River. E poi per la promozione Chieti Torreale ex super, colpo del Real Giulianova, i neroverdi travolgono il Villa 2015 con 6 reti, giallorossi corsari a Cologna, il Luco di Di Felice vince a Balsorano, la Torrese cala il poker con il Notaresco. Poi per il basket, le abruzzesi di A2 e B, gli squali del Roseto aspettano gli americani, attesa per l'arrivo di Smith e Briggs, Di Paolo Antonio
Lavoriamo sodo, primi test in Serie B, Campli prova con il Recanati e mercoledì affronta gli Sharks. E poi Davis suona la carica, la Proger vi stupirà, l'ala texana felice di giocare a Chieti, sabato c'è il Campli. E poi ancora il Giulianova punta sul pivot De Paoli, il presidente Tribuiani, con lui diventeremo più competitivi. Ortona, Weir, primi test per Di Salvatore, mercoledì e sabato amichevoli con Teramo e San Severo, mentre l'Amatori alla ricerca di conferme. Simone Pepe, l'anno scorso abbiamo sfiorato il sogno, ora serve più esperienza. Per il calcio a 5, le abruzzesi al via, l'Acqua e Sapone riparte da Fuentes e punta in alto, nuovo allenatore e nuova squadra, e squadra rivoluzionata con gli ultimi arrivi di Carvaio e Braga. Il Pescara scommette sulla continuità e sugli innesti di giovani talenti. Andiamo sul Messaggero Abruzzo con il basket, anche in questo caso Roseto, preparazione atletica fondamentale di Paolo Antonio. Gli Sharks sono partiti con il piede giusto, capitan Fulz sui social apprezza il lavoro quasi in riva al mare. Faragalli del principio sono i tecnici ai quali si è affidata la società per il lavoro appunto della preparazione atletica. Progeri, i nuovi arrivi si stanno inserendo e la squadra cresce, coach Galli sono ottimista, i presupposti ci sono per la Serie B, abruzzesi al lavoro, ma il mercato non è chiuso. Poi per gli altri sport, in particolare il beach volley, l'Abruzzo si conferma fucina di talenti dopo il podio tutto abruzzese delle finali nazionali Under 19. Maletti e Cottafava chiudono al secondo posto tra gli Under 21, alle spalle del fenomeno Nicolai, atleti di valore e buoni tecnici e la scuola del quattro vele. E poi ancora per il podismo, Americana a Pescara, vincono i runners. E poi tornando al calcio, Francavilla subito in palla, bene Martinsicuro e Alba, questo per l'eccellenza. Sul fronte promozione il Giulianova vince ma non evita la strigliata, successo a Cologna, ma Patron e Fanesi pretendono di più. Siamo giunti alla fine di questo nostro appuntamento mattutino con Mattino 6. Vi ricordo gli appuntamenti del TG, ore 14, ore 19 e ore 23, e poi questa sera in diretta dalle ore 21 ci sarà replay di Enrico Rocchi per commentare la sfortunata prova di Reggio Emilia contro il Sassuolo, Serie A che ora andrà incontro anche ad un weekend di sosta per gli impegni della Nazionale. Il Pescara tornerà in campo l'11 di settembre ospitando all'Adriatico Cornacchia l'Inter. Grazie a Claudio Di Giacomo in regia, grazie a voi per la cortese attenzione, buona giornata.